Oggi è l'attore di successo della serie TV I Bastardi di Pizzo Falcone, anzi proprio su questo set ha festeggiato il suo compleanno. Ma è anche al cinema Alessandro Gassman, come regista di un film, Il Premio, in cui fa il punto su quello che significa la sua famiglia e anche sul tema della ricerca del successo. Questa è una foto da almeno 30.000 like. 3, 2, 1, almeno li mettete lì a posto. Papà, dove siete? Siamo per arrivare a Copenaghen. Alessandro Gassman, idolatrato dalle fans, è pieno di follower su Twitter, sempre più bravo e impegnato, ma davvero la sua carriera è stata costruita passo dopo passo, tassello dopo tassello, come più volte ci ha raccontato nel corso dei nostri incontri televisivi. Il successo è, nel caso di un regista o di un attore o di uno sceneggiatore, di raccontare delle storie e riuscire a emozionare senza scendere a compromessi, raccontando la propria storia. Devo dire grazie al lavoro che ho fatto, alle persone che mi hanno dato la possibilità di lavorare, e devo dire grazie anche a mio padre, perché probabilmente non avrei fatto l'attore se non fossi stato figlio di un attore, che mi ha insegnato quanto può essere bello, importante e privilegiato questo mestiere. Sono un uomo molto fortunato. Dopo una serie di commedie con l'amico Gianmarco Tognazzi, un calendario sexy e l'esperienza come testimonial di Yves Saint Laurent, il primo traguardo nella carriera di Alessandro è il ruolo iconico nel film Il Bagno Turco, diretto da Ferzan Özpetek. Voglio tentare di rimettere a posto Il Bagno Turco, se ci riesco. Fammi capire, Francesco, lo vuoi ristrutturare per venderlo meglio? Forse, ancora non lo so. Da qui inizia una carriera all'insegna dell'impegno ma anche del successo, che lo porta in teatro a fare scelte originali e mai scontate, da Caos Calmo di Nanni Moretti. Suo fratello sta rischiando di diventare più famoso di lei. Ma in che senso? I Paladini della scuola, non è suo fratello. Paladini quello della scuola. A film come Il nome del figlio dell'Archibugi, in cui Alessandro interpreta un ruolo sgradevole ma pieno di profondità. Non sta scherzando? No. Ma certo che sta scherzando. Ma non scherzo affatto, ci piace molto, è originale ma classico. Perché ho imparato, e per me è un atto di coraggio grandissimo, a lavorare meno e a scegliere di più e a sdarmi di meno. Nel senso, io ho sempre interpretato, diciamo, la bravura di un attore fino a qualche anno fa nella quantità di variazioni che uno può dare in un personaggio, nell'energia e nella precisione di quello che uno fa. È da qualche anno, avendo appunto, andando avanti con l'età, che ho meno energia, e questo per me è un grande vantaggio, perché riesco a fare dei personaggi con più naturalezza e studiando anche leggermente meno. Avete già deciso come chiamarlo? Sì, Bernardo. No. È bellissimo, come Bertolucci. È il maschile di Bernardo. Cominciano ad arrivare i premi, il Davide per Caos Calmo, il Nastro d'Argento per Il nome del figlio e I nostri ragazzi, in cui ho un padre dolente di fronte a una figlia adolescente che ha commesso qualcosa di terribile. È la prima volta che mio padre mi risolve qualche piccio. Senza rinunciare però alla risata in Se Dio vuole, insieme a Marco Giallini, un sacerdote che non smette di convertire anche i personaggi più incredibili, come quello interpretato dallo stesso Giallini e che ricorda tanto Don Fabio Rosini. Scusa, che t'ho piato? Io conto fino a tre e poi l'appendiamo là. Uno, due, ah! Meglio? Ah no. Bene, vai. Ah. Tu devi essere contento per questo dolore, Vuol dire che il Signore ti sta mettendo alla prova. Ma vaffa! Buona serata! E ora hai fatto il prete, che cosa manca? Beh, direi che basta. Direi che la monaca. Posso ritenere la monaca. Molto soddisfatto. In passato ho interpretato anche ruoli. Io ho fatto Gesù, ho fatto San Pietro. Lo ricordo. Quindi insomma, ho praticato. Molto, quindi no, per quest'anno posso ritenermi molto soddisfatto. Bene, ci siamo capiti. Allora, da domani, per un mese, sarai mia completa disposizione. Poi, a tempo scaduto, arrivederci e grazie. Capitano, auguri! Auguri! Calcola che io ne ho 11 più di te, quindi insomma, a voglia te. Alessandro Gassman è tutto questo, fa gli auguri a Totti, come vedete in queste immagini, ma è anche attento alle periferie, ai temi sensibili dei migranti. La sua opera prima è Razza Bastarda e poi dirige un documentario, Torn, dedicato al dramma dei rifugiati in Siria. Non dimentichiamoci che Alessandro Gassman è anche ambasciatore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Io credo che tutti i rifugiati abbiano diritto di vivere al sicuro. Io sto dalla parte di chi è costretto a fuggire. Unisciti a me. No, you're not there. I give you my love, but you
Insomma, ormai da tempo Alessandro è molto più del figlio di papà Vittorio, ma è un attore che ha trovato una strada propria, personale, potente, capace di coniugare successo, capacità, popolarità e profondità. Attore e regista che nel tempo non solo è cambiato, ma è anche cresciuto e migliorato. E anche se c'è qualche acciacco dovuto all'età, c'è pure il rimedio. Mezza Italia, me compreso, soffre di mal di schiena, eccetera, quindi il consiglio di Alessandro qual è? Damosi una bella scrocchia, che facciamo? Allungatevi, stretching, elastici, ma soprattutto questo... dopo i 50, come io, non jogging, ma camminata veloce. Va bene, se lo dice Alessandro. Va bene, grazie.